Amici, bentornati alla Champions Pass, buon sabato a tutti, ancora una volta come sabato scorso, un sabato ricco di partite, ben tre, Lipsia-Inter in questo video, poi alle 18 ci sarà Paris Saint-Germain-Benfica, in serata grande chiusura di questo sabato con Fenerbahce-Atalanta. Due italiani in campo dunque oggi, entrambe partono dallo 0-0 fatto in casa, quindi non sarà assolutamente facile né per l'Inter a Lipsia né per l'Atalanta a Istanbul contro il Fenerbahce. Cominciamo chiaramente dalla partita di Lipsia, Lipsia-Inter, con il Lipsia che si presenta con un 3-4-2-1 con Yusuf Poulsen unica punta, mentre l'Inter propone Lukaku e Lautaro Martinez in attacco come coppia offensiva, Eriksen e Perisic gli esterni di centrocampo. Maglia bianca per l'Lipsia, maglia classica nero-azzurra per l'Inter, si gioca allo stadio dell'Lipsia che è la Red Bull Arena. Siamo al crepuscolo, al tramonto, Lipsia-Inter. Lo 0-0 in casa non è un brutto risultato perché obbliga la squadra che gioca il ritorno in casa a vincere, perché in caso di pareggio con gol passerebbe l'Inter. Ci sarà bisogno di protrarre l'attesa. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Ecco le formazioni con Forsberg, Dani Olmo, Campbell e Savitzer, quattro giocatori molto offensivi, l'unica punta è Poulsen, mentre l'Inter si presenta con Handanovic in porta, De Vrij, Bastoni e Skriniar in difesa, Eriksen, Vidal, Perisic, Nainggolan e Brozovic, gran bel centrocampo anche questo, dietro alla coppia offensiva Lukaku, Lautaro Martinez. Si comincia dunque, buona partita a tutti. Christian Eriksen, velocissimo sulla fascia, Eriksen, Patel, cross, ha rischiato l'autogol il Lipsia. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Lukaku, Nainggolan, l'intervento ancora Vidal però, allarga per Perisic, ora l'Inter sembra spingere di più, Perisic dentro per Lautaro Martinez. Lukaku, gran parata del portiere del Lipsia, Gulaksi. Fiammata dell'Inter che va vicino al gol, bella azione, Lautaro, serve Lukaku che di prima intenzione col destro impegna severamente Gulaksi, calcio d'angolo, gioca una palla lunga. Attenzione Poulsen, un rimpallo favorevole per Poulsen ha fatto tutto da solo, grande azione, peccato per lui. Va via di forza. Dai, prova il tiro, gol dell'Lipsia, ha segnato l'Lipsia, chi ha segnato, Forsberg? No, Dani Olmo, 1-0 per l'Lipsia. Esultano i tifosi e i giocatori tedeschi, rivediamo cosa è successo, un po' di disattenzione nella difesa, grave errore, chi è? Vidal che ha sbagliato, il numero 22. No, è stato Nainggolan o Vidal, sono uguali, non riesco mai a distinguerli. Comunque il Lipsia è in vantaggio, Dani Olmo. Eccolo qua, il tiro di destro, bellissimo. Nulla da fare per Handanovic. Disunirla e gli spazi in mezzo. E hanno ragione. Attenzione a Eriksen, Eriksen palla per Lukaku, Lukaku, palo! Palo per Martinez, gol dell'Inter, fuori gioco. Mi sa che è fuori gioco, ho visto il guardalinea, eccolo qua, con la bandierina alzata, gol annullato a Lautaro Martinez, sarebbe stato l'1-1, rivediamo cosa è successo, mamma mia, per una punta di piede, per la punta del piede, gol annullato a Lautaro Martinez. Savitzer, attenzione, se ne va Savitzer, Eriksen non riesce, se ne va Savitzer, prova ancora, Poulsen stavolta, debole su Handanovic. Prova a ripartire con Perisic sulla destra, attenzione, velocissimo Perisic dentro per Brozovic, attenzione Brozovic, dentro c'è Lukaku, Brozovic, palla dentro Martinez, c'è il gol dell'Inter, stavolta è valido, forse addirittura un autogol. Che partita che stiamo vedendo, 39esimo minuto, il pareggio dell'Inter, Lautaro Martinez, 1-1 che porta la qualificazione per ora dalla parte dell'Inter, rivediamo. Dentro per Lautaro e c'è stata la deviazione decisiva del numero 4 dell'Lipsia. Quindi gol assegnato a Lautaro Martinez, ma da qua si vedrà ancora meglio. Di fatto è un autogol, decisamente l'avrebbe parata il portiere.
conta poco. Lautaro Martinez porta la sfida sull'1-1. A questo punto la qualificazione, come detto, è dell'Inter. Prova a giocarla in profondità. Attenzione Campbell, c'è un po' di spazio Campbell dentro. Vediamo per Poulsen. Poulsen, che giocato Poulsen! Andanovic in due tempi. Bellissimo primo tempo, 1-1, occasioni tantissime da una parte e dall'altra, un gol annullato per l'Inter, 1-1, Dani Olmo al 28esimo, Lautaro Martinez al 39esimo, ecco le statistiche, 5 tiri a 3, se continua così vedremo un secondo tempo stellare, perché ora Lipsia deve segnare. Per il Lipsia è entrato Justin Kluivert. Attaccato Nainggolan, De Vrij. Appoggia il pallone largo con eleganza. Perisic. Perisic lancia Martinez in posizione regolare. Martinez, attenzione Martinez. Martinez, il tiro! E c'è il gol dell'Inter! Ancora lui, ancora Lautaro Martinez. Non lo ferma nessuno. Doppietta. L'Inter è in vantaggio a Lipsia. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Zittisce la Red Bull Arena. Doppietta per Lautaro, si complimenta anche Luca Cone. Rivediamo, difende palla alla grande, nessuno lo ferma, poi col sinistro da dove il portiere Gulaxi non ci può arrivare. Rivediamo come difende bene palla Lautaro Martinez. Gran bel gol, 2-1. Si ferma qui la manovra. Attenzione. Il Leipzig. Poulsen prova il tiro, golazzo di Poulsen, riapre ancora una volta la sfida, ma che partita stiamo vedendo signori, 2-2, stavolta Poulsen non sbaglia davanti ad Andanovic, 57esimo minuto, Lipsia 2, Inter 2, errore della difesa dell'Inter, Poulsen prende palla e con il sinistro, non dà scampo ad Andanovic, rivediamo anche da dietro, Poulsen. Andanovic parte con un attimo di ritardo, non ci può arrivare. Serve un altro gol all'Ipsia perché il 2-2 qualifica chiaramente l'Inter. Esce Kampfer, entra Aidara. Vediamo, trequartista Aidara. Forsberg. Lancia per Poulsen, attenzione Poulsen. Costretto a fermarsi, Poulsen. Palla per Aidara, non è entrato Aidara. Ottimo palleggio dell'Ipsia dentro e palla per Alstenberg sulla fascia sinistra, attenzione Alstenberg, può entrare in area indisturbato Alstenberg, parte il cross Alstenberg, Andanovic anticipa di un soffio Justin Kluivert, palla per Forsberg se ne va, dentro per Alstenberg, prova il tiro, fuori. Occasione sprecata. Brividi per l'Inter, meno di un quarto d'ora, 2-2, Lipsia deve vincere per passare il turno. Rivediamo questa azione da gol con il tiro a lato di Alstenberg. Perisic, Perisic, salta Alstenberg, parte il cross, attenzione ancora Lautaro, pericolo, Lautaro fuori! Poteva essere il match point, Lautaro ancora con lo zampino, poteva fare tripletta. Rischia l'erroraccio di un soffio, Lautaro Martinez non mette il punto esclamativo sulla qualificazione dell'Inter. Non c'è nessuno, Skriniar, attenzione Skriniar, palla per Perisic davanti, viene fermato, Orban ancora un'azione per l'Ipsia, Forsberg, attenzione Forsberg, se ne va, non lo ferma nessuno Forsberg, dentro per Justin Kluivert, si immola il difensore dell'Inter, che non ho visto chi era, fallo laterale per l'Ipsia, attenzione Poulsen dentro per Altenberg, gran finale di partita, Altenberg, parte il cross di Altenberg, fuori gioco del giocatore dell'Ipsia, nettamente erano due giocatori in fuori gioco. La palla per Perisic, deve rimanere in attacco l'Inter, attenzione a Perisic, parte cross di Perisic, pericolo Lukaku! Vediamo se c'è ancora tempo, Perisic, dentro per Barella per Lautaro, recupera Klostermann, ultime possibilità ma l'Inter tiene la palla lì, attenzione, Poulsen,
Recupera la palla Paulsen, non c'è tempo. L'arbitro fischia la fine, poteva lasciarla andare per quest'ultima azione. Finisce 2-2, una gran bella partita tra Lipsia e Inter. La doppietta di Lautaro Martinez consente alla squadra nerazzurra di qualificarsi agli ottavi di finale ed è la quarta italiana su 5 che vedremo agli ottavi di finale. L'unica eliminata è stato il Napoli nel derby con la Roma. Dunque, Lipsia 2, Inter 2. Vediamo le statistiche, Lipsia ci ha provato e come 9 tiri a 5, partita sostanzialmente equilibrata nel doppio confronto, passa l'Inter grazie ai due gol segnati in trasferta. E come al solito in chiusura vediamo il tabellone del torneo, l'Inter va avanti, va agli ottavi, incontrerà la vincente della doppia sfida tra Paris Saint Germain e Benfica. All'andata in casa del Benfica ha vinto il Paris Saint Germain che dunque ha il 90-95% di possibilità di qualificarsi, dunque si prospetta un ottavo di finale Inter-Paris Saint Germain che non sarebbe davvero male. Paris Saint-Germain Benfica potrete vederla fra poco alle ore 18, ma non perdete anche la partita di stasera alle 20, Fenerbahce Atalanta, e anche qua l'Atalanta partirà dallo 0-0 casalingo della gara d'andata. Bellissimo spettacolo comunque, soprattutto in queste gare di ritorno, non perdete le prossime, io vi saluto e vi mando un grande abbraccio, ciao!